Assessore Molinari, ci aspetta un autunno caldo, come si diceva una volta, no? Quest'anno ancora di più dovuto all'emergenza sanitaria. Ma io sono molto d'accordo con il ministro Lamorgese quando lancia l'allarme. Il vero problema non l'abbiamo oggi, ci esploderà tra le mani a settembre-ottobre, appunto sarà un autunno molto molto pericoloso per tutti, ed è per questo che io dico dobbiamo mettere in campo tutto quello che può essere messo in campo oggi da parte dello Stato, da parte della Regione, affinché si sostengano i comuni che possano utilizzare delle risorse aggiuntive per stabilizzare la situazione. È un grido di allarme il mio, preoccupato, perché vedo una onda che sta crescendo e soprattutto vedo pochi mezzi che ci vengono messi a disposizione. Così com'è non possiamo andare avanti. Il comune è la prima barriera che può mantenere la pace sociale e la coesione sociale. Ci diano una mano e ce la diano tutti. Ecco, Varese, probabilmente anche a Varese si è acuito il problema, no? A Varese si è acuito il problema, vi do soltanto un dato: il mese di giugno ho visto 60 nuove richieste di aiuto ai servizi sociali. Questo è un elemento significativo di come sta mutando la situazione. La zona grigia, che prima non aveva bisogno, oggi vi è necessità. Le persone che prima si barcamenavano, avevano un aiuto, magari anche con lavoretti, oggi non sono più in quella condizione. E non è pensabile che il comune da solo possa rispondere a questo. Noi facciamo un tentativo, stiamo raccogliendo energie, stiamo raccogliendo solidarietà, abbiamo aperto un fondo di mutuo soccorso solidale per raccogliere in qualche modo anche un sostegno maggiore da poter spendere proprio a settembre-ottobre, come dicevo, però occorre che tutti facciano la loro parte, lo Stato, la Regione. E qui voglio fare un richiamo, voglio fare un appello ai miei concittadini: dateci una mano, quel fondo di solidarietà è utile e sapete che non un euro verrà sprecato.